Pensi di conoscere davvero Minecraft? Oh, ti sbagli. Oggi ho trovato una versione di Minecraft dimenticata e perduta nel tempo. Una versione che si trovava all'interno di una chiavetta maledetta che mio cugino ha detto di aver trovato mentre era a pesca di tigri sul fondo di un vulcano attivo. Vi ricordo di entrare nel mio gruppo Discord in descrizione. A questo punto andiamo a provare questa versione di Minecraft. Porca paletta! Quando ho trovato questa chiavetta con dentro sta versione di Minecraft non mi sarei mai aspettato di trovarmi davanti a una roba del genere. Guardate, i pixel sono più grandi di un elefante! Non lo so ragazzi, sembra tipo una versione per il Nintendo DS, da quanto è tutta così pixelata e corrotta. Guarda la pioggia, gli FPS sono pochissimi, sono tipo due in croce, li riesco a contare. C'è una pecora, la mia mano! In realtà la mia mano è normale, però è cubica, il che la rende normale. Siamo su Minecraft, sapete, no? Oh, c'è una pecora qui, picchiamola. Muori, muori, madonna le botte. È fortissima e non schiatta, guarda. Non so, è tutto così tanto sbagliato. Ed è questa sensazione che rende tutto quanto terribilmente inquietante. Qua ci sono anche delle strutture, non ho idea di cosa siano. Forse dovevo lasciare quella chiavetta dov'era. Ho fatto un grave errore, ragazzi, non so. Oggi lo scopriremo insieme. Se dopo questo video non ne vedrete altri, vuol dire che sono morto, quindi seppellitemi tutti insieme, proprio voi 23.000 iscritti, seppellitemi. E poi lasciate mi piace al video e iscrivetevi di nuovo. Prendiamo il legno, perché tutto sommato siamo su Minecraft. Abbiamo un mondo, a quanto pare, già costruito da esplorare. E chissà quanti misteri! Ci sarà Herobrine. Herobrine, fratello morto di noce, come sappiamo tutti. Secondo me, questo è un server cooler mod di Herobrine. Questo è un meme vecchissimo, non so perché continuo a dirlo in tutti i miei video, mi sa che nessuno lo capirà mai. Oddio, ma questo fiore è bidimensionalissimo, guardalo! Anche l'erba è tutto 2D! Mi segue tipo con lo sguardo, tipo gli NPC di Doom, che erano dei fogli di carta spiaccicati sullo schermo ma si giravano tutti storti. Bello! Qua ci sono delle antiche rovine, delle antiche assi di legno. Qua secondo me qua, ragazzi, c'è una lore, c'è una storia, la lore! Dobbiamo capire un po' quello che è successo. Questa forse era la casa del nostro amico Steve. La stava costruendo, ma a un certo punto qualcosa l'ha disturbato. Secondo me Herobrine, ovviamente, niente di meno, Intanto che prendo il legno in questo modo, vi dico anche che se volete giocare a questa versione la metterò sul mio server Discord, magari negli annunci o qualcosa del genere quando uscirà questo video. Quindi entrateci, così che potete giocarci anche voi. Adesso, prima cosa da fare direi è armarci, non credo che dispiacerà qualcuno se mi metto a sfondare questa parete di roccia per fare un piccone, una spada e cose varie, no? Perché mi aumenta l'esperienza craftando? Vabbè, c'ho due livelli adesso. Misteri, ragazzi, i misteri di Minecraft di ritorno? Non penso proprio, quella era una bella serie, due episodi molto emozionanti, ma non penso che ne farò altri. Adesso, intanto concentriamoci sul presente. Guarda qua, la pietra. Trema, vibra, ha un intenso potere questo blocco. Non lo so ragazzi, è tutto così tanto sbagliato. È proprio sbagliato il termine con cui definire questo gioco. Volevo fare anche questo video in webcam, però il problema è che si muore di caldo, ci sono 45 gradi all'ombra e vorrei quindi... sono in mutande, ok? Va bene? Ecco, semplice. Adesso cerchiamo di dispiegare i misteri del mondo. Cos'è quella roba lì? Oh, ha smesso di piovere, una bella notizia. Ma c'è l'F5? Sì che c'è, guarda, mi posso vedere in terza persona in tutto il mio splendore. La nebbia è terribilmente inquietante, sono circondato da mura qua. Guardate ragazzi, è tipo una prigione, ci sono mura ovunque. Forse non c'è modo per uscire. Cosa sono sti blocchi qua, fa vedere? Non si capisce. Ah, ok, è cobblestone. Vabbè, allora basta spaccare, in teoria. Va bene, giriamo un pochino, magari troviamo qualcosa di interessante. Ah, ok, giustamente qua c'è l'uscita, forse. Comunque, questa atmosfera qui è assurda. Wow! Guarda, cos'è sta cosa? Una trappola? Ci vado sopra? Non è successo niente. Nel dubbio la rompo, per ora. Fuochi d'artificio, ho sentito dei fuochi. Wow, stiamo uscendo! Che figo! Ma cos'è? Oddio! Minecraft! C'è scritto Minecraft! Non si vede tutto, ma credo ci sia scritto Minecraft qua. Che caspita è sta cosa? Oddio! Una zappa! Piglia tutto, ruba! Ma quelli sono blocchi di diamanti, scusa? E va bene, poi me li prendo, Guarda questa cassa quanto è grassa! È proprio grassa, scusa, non voglio fare body shaming, ma è grassa, guardala. Patate, vabbè, ok, un po' di cibo, nulla di troppo interessante. Mamma mia ragazzi, dobbiamo capire il mistero di questo mondo. Qua secondo me qualcuno ha vissuto, ma chi? Secondo me non è stato Steve a vivere qua. Forse questa è casa di Herobrine in persona, o peggio, di Peppino.
Oh no, c'è qualcuno. Ok, forse non è Peppino. Peppino, sei te? Salve. Ah, sono dei villager. Ciao, non mi vogliono parlare. Ma se io prendessi questo? Se io tirassi fuori lo smeraldo? Parlami, parlami. Ho lo smeraldo, dai. Non mi vuole parlare. Chissà perché, in questa versione vecchissima i villager in teoria dovrebbero tutti commerciare, no? Non era così che funzionava? Sentite che rumori inquietanti che si sentono ogni tanto. Qua c'è un tridente? È strano. Dammi un po'. Perché ci sono oggetti a caso ovunque? Le elitra? Ci sono anche delle elitra qui. Non so se usarle, per ora meglio di no. Ok, forse non ho alternativa, devo per forza usarle per andare avanti di qua. Ma prima esploriamo meglio la zona. Che storia, ragazzi, che storia! Sono intrigato! Salve, bel lettino, te lo posso fregare, ecco qua, scusi, però tanto non mi parlate, chi tace acconsente, amici miei. Ci sono delle ceste sparse ovunque, con un sacco di cose, spade, qua c'è del ferro, una paletta. Qualcuno ha vissuto in questo mondo prima di me e ha lasciato un sacco di cose ovunque a caso. Chissà perché, chi è che ha lasciato tutto così? Non lo so ragazzi, non lo so, ma sono terribilmente inquietato, ciao. Voi? Ah, questi commerciano, piccone efficiente, piccone di diamante pure. Non so, vediamo, vediamo cosa ci offrono gli altri. Tu, tipo? Guarda, questi commerciano spade di diamante con Smite 2! Proprio Smite 2K2, proprio lui. Io direi di prendercela, potrebbe tornarci utile una spada in questo mondo. Se incontrassimo Herobrine, potremmo picchiarlo forte. Ah, possiamo anche parare, giustamente. I vaccalli! Ciao, scusa, non volevo. Che caspita succede? Dio mio, che spavento! No, 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 no. Ok, 2 FPS per fare PvP sono pochi, ragazzi, però ce la posso fare. Vieni qua, bestia di Satana, ritorna nell'oscurità. Mi ha quasi ucciso. Ah, ma la fame e la vita sono lì in basso, adesso me ne sono accorto. Ok, mangio le carotine, va? Madonna mia, che imboscata. Quindi ci sono i mostri, ok, bene, buona sapersi. Ci sono i lama, c'è anche il grano, che io quasi quasi mi prenderei così il problema del cibo non ce l'abbiamo più. Mio Dio, ho visto il tuo naso enorme, mi è preso un colpo. Madonna mia, non mi spaventavo così tanto da quando non vidi il naso di Davide per la prima volta, Allora, qua ci siamo già stati. Là ci sono un sacco di blocchi di diamante che potrei anche prendere, in effetti, cavolo. Ci sono arrivato adesso, dovevo comprarmi il piccone e prenderli. Ma forse posso prenderli anche col piccone di pietra. Aia, senti, madonna che suono buffo. Che vecchi ricordi che mi riporta sto suono. No, comunque mi sa che non posso prenderli. Mannaggia a me. Suino! Due suini che si stanno facendo delle cose a vicenda, non voglio guardare. Ok, qua ci sono un sacco di animali e le mucche sono così diverse dal normale, guarda che storia. A quanto pare qua c'era qualcuno che era proprio un pro a Minecraft, aveva tutto quanto, aveva il cibo, villager scatturati, blocchi di diamanti in quantità allucinanti per poter fare una costruzione così. E quindi c'era questo tizio in questo mondo che ha raggiunto il potere assoluto, aveva tutto quello possibile e immaginabile su Minecraft e poi a un certo punto... se n'è andato. Perché se n'è andato dal suo mondo? Perché l'ha lasciato a me? Vabbè, allora, qua ho esplorato tutto quanto. Non c'è nient'altro, credo. E invece erravo. Ah no, niente. Qua ci sono i fuochi d'artificio. Ok, niente. Quindi dicevo, qua a quanto pare ho girato tutto quanto il mondo. Vorrei andare avanti di qua, che c'era una specie di parkour da fare tipo con le elitra, credo. Qui c'erano degli slime block. Quindi io prendo le elitra e vado a vedere. Aiuto! Aiuto! Porca paletta, non dovevo usare l'elitra, dovevo farlo senza. Vabbè, fa niente. Ok, lì c'è una crafting table e c'è anche una chest. Vediamo un po'. Un cuore del mare. Ma perché in questa versione ci sono queste cose così nuove? In Nautilus Shell, chissà perché. Oltre che è inutile quell'oggetto, non serve a niente prenderlo. Ma è una fortezza immensa. Se ci fosse più visibilità, sarebbe bello vederla. Però, ragazzi, la nebbia è vicinissima e non c'è modo di modificare questa cosa. Ah! E che palle, sono caduto di nuovo. Sono una schiappa. Però credo di stare uscendo. Oh, sì. Ok, forse siamo finalmente usciti da questa specie di prigione. Come esco da qui? Tutto mare, tutto buio, non si vede niente. Ok, facciamo una barca e vediamo un po'. Si può fare, sì. Ok, questa versione è bruttissima, però funziona. Vai. Oh, guarda come sono figo. Ok, cercherò un modo di uscire da questa schifosissima prigione. C'è un'altra teoria geniale. Quello lì è un posto in cui qualcuno ha rinchiuso me. Infatti stavo al centro della prigione in una specie di zona strana. Potrebbe essere che qualcuno mi abbia rinchiuso lì perché sono un pericolosissimo Steve criminale. Qua c'è tantissima roba, guarda. Pensavo di essere uscito, ma a quanto pare c'è tantissima altra roba. Ci sono tantissime strutture in giro. Ho paura, vediamo un po'. Cibo, torce, le torce me le prendo con piacere. Madonna mia, ma siete dei grandi a fare i jumpscare, ve lo giuro, neanche quando ero su Five Nights at Freddy's mi sono spaventato così tanto, Che infarto, mi ha dato pure l'arco però. Porca paletta! Ma siamo scemi!
Ma chi è quel decelebrato depensante che ha fatto sta cosa? I creeper, madonna mia, in ste versioni ti fanno pigliare dei jumpscare assurdi, sono quasi morto. Che cos'è? È una statua di un cane. Sto cominciando a mettere insieme i punti, ragazzi, sto facendo una teoria assurda, nuova teoria, nuova teoria. Ah, sei scemo! Aspetta, prima eliminiamo il nemico. Niente, avevo una freccia a quanto pare. Parati! Sì, sono un grandissimo PvP'er. Chi è che fa le statue ai cani? Ovviamente i giocatori, ragazzi. Quando un lupo su Minecraft vi schiatta, voi siete tristi, fate le tombe, le statue assurde. E qua qualcuno l'ha fatto. E questo mi fa pensare una cosa. Se fossi io, Herobrine, un giocatore si è ritrovato Herobrine nel suo mondo e quindi ha costruito una prigione cercando di intrappolarlo. Ma alla fine, un giorno in cui questo giocatore era distratto, io sono scappato. Cos'è questa struttura di tutta di pietra qua? Cos'è? Fammi vedere un po'. È un'altra statua tipo di un maiale, penso. Perché sono scemo? Sì, è una pecora bruttissima e infernale. Oddio, c'è un cane, ciao. È bello, wey. Posso pigliarlo? Voglio un amico in questa avventura terrificante, tieni. Oh, va che bello, abbiamo un amico, sì. Wow, madonna, le strutture che appaiono nella nebbia mi fanno cacare nelle mutandine a spruzzo. Va che ficata. È una torre, sembra essere un tipo un faro, una torre. La torre di Sauron? Eh sì. Aiuto! Cavolo, mi dimentico che questa versione non si può correre. Ok, c'è una scala. La vita è fatta a scale. C'è chi scende, c'è chi sale. E c'è chi usa l'ascensore, così diceva il mio professore. E aveva ragione. Oddio, qua c'è il parkour da fare. Non sono bravo, non so fare. Ok, non sono caduto giù. Ma c'è un beacon qua sotto, quanto pare. Fa rompere. C'è anche una chest vuota. La più grande delusione della mia vita, dai, non è possibile. Non c'è nient'altro sul serio. Che triste. Mamma mia, se sono scemo. Ok, ragazzi, sono sceso dalla torre, però questo mondo secondo me ha ancora un sacco di misteri da scoprire, ma per oggi voglio fermarmi qua. Quindi, se vorreste un altro episodio di esplorazione di questo mondo così tanto corrotto, così tanto strano e deforme, lasciatemi un bel mi piace, un bel commentino, magari ci porto anche qualcun altro, qualche mio compare, lo costringo a giocare con me a questa roba, e ci cacchiamo addosso insieme! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!